Voyager 1 è un'icona dell'esplorazione spaziale. La sonda che ha viaggiato più a lungo di tutti i tempi ha ricevuto una risposta inquietante da un oggetto vicino nello spazio e gli scienziati della NASA sono rimasti inizialmente perplessi. Cosa aveva emesso gli strani segnali? Si trattava di un fenomeno naturale, di un veicolo spaziale o di una forza della natura precedentemente sconosciuta? Nello spazio, dove ora si trova Voyager 1, sembrano esserci molti più misteri sconosciuti di quanto pensassimo. Voyager 1 è una meraviglia della tecnologia e un'opera di ingegneria umana. La sonda, lanciata nel 1977, ha studiato numerosi pianeti, lune e molti altri fenomeni e caratteristiche. Ha percorso circa 22 miliardi di chilometri e Voyager 1 comunica ancora con la Terra. Nel novembre del 2023 le cose si sono fatte difficili. Voyager 1 ha improvvisamente inviato solo dati di scarto e alla NASA è scoppiato il panico. La sonda che ha viaggiato più a lungo di tutti i tempi aveva esalato l'ultimo respiro? Per molto tempo sembrava davvero che questa volta Voyager 1 fosse perduto per sempre. I ricercatori avevano segretamente sperato di poter utilizzare la sonda fino al 2040. Le sue scorte di energia potrebbero infatti durare così a lungo, ma nessuno sa quanto a lungo possa essere mantenuto il collegamento radio su distanze così enormi. Voyager 1 ha un valore inestimabile per la scienza, perché la sonda si trova dove nessun oggetto costruito dall'uomo è mai stato prima, nello spazio interstellare. Questo mezzo, finora sconosciuto tra le stelle, costituisce la più grande distesa dell'universo. Lo spazio tra i singoli sistemi stellari è incredibilmente grande, e in questo spazio misterioso i ricercatori sospettano di trovare molte risposte a domande finora irrisolte sulla vera natura dell'universo. Cosa significano tutti i dati criptici di 1 e 0? Per 5 mesi Voyager 1 ha inviato solo dati criptici. Interminabili loop di 1 e 0 raggiunsero il centro di controllo della NASA. La sonda era chiaramente ancora viva, il flusso di dati era ininterrotto, ma i messaggi trasmessi erano improvvisamente incomprensibili e quindi inutili per gli scienziati. Anche le migliori macchine di decodifica e gli esperti umani hanno inizialmente faticato a decodificare i messaggi. Poi un dipendente del Deep Space Network, che supporta le comunicazioni delle due sonde Voyager, ha trovato la soluzione. Voyager 1 aveva inviato un'impronta completa del suo sistema di memoria, solo che era criptata in un modo molto particolare. Passarono molti mesi e le speranze della NASA di poter rimettere in funzione la sonda in modo corretto svanirono. Questa impresa era già stata compiuta una volta nel 2021, quando un problema di telemetria aveva provocato dati inutilizzabili all'inizio della primavera del 2024. L'addetto stampa della NASA aveva già annunciato che si stava preparando a perdere Voyager 1 per sempre, ma poi la sonda ha ricominciato a trasmettere. Dall'inizio di aprile 2024 abbiamo di nuovo dati utilizzabili e l'avventura di Voyager può continuare. Che cos'era? Dati misteriosi dall'universo? Riesci a immaginare cosa significhi ascoltare ogni giorno le profondità dell'universo? Ogni giorno può esserci una sorpresa pazzesca. I dipendenti della NASA, che monitorano il volo di Voyager, ricevono dati di misurazione dalla sonda 24 ore su 24. La maggior parte degli strumenti, e in particolare le telecamere, sono in grado di rilevare i dati di un'altra sonda. Al momento Voyager 1 misura solo la densità del plasma e la forza del campo magnetico. Questo è perfettamente adeguato nel mezzo interstellare. Qui è talmente buio che le immagini non avrebbero senso, e gli unici elementi che contano per gli scienziati sono le correnti di particelle e le radiazioni. Immagina i dati come un rumore permanente, con fluttuazioni che appaiono qua e là, segnali di particelle o plasma. Deve essere davvero singolare quando un segnale appare all'improvviso in questo monotono silenzio dell'universo, sorprendendo tutti. È stato come un grido misterioso quando Voyager 1 ha improvvisamente segnalato un flusso straordinariamente denso di particelle o plasma. L'insolita intensità dei segnali indicava un fenomeno completamente nuovo. Il segnale sembrò ai ricercatori come se una vivace fonte gorgogliante di qualcosa di sconosciuto fosse apparsa improvvisamente in un deserto. All'inizio la NASA era in difficoltà. Cosa poteva essere? I ricercatori hanno avuto una grande sorpresa. Non appena sono entrati nel mezzo interstellare, Voyager 1 ha misurato una densità di particelle molto più alta del previsto. Nello spazio interstellare, la densità delle particelle diminuisce drasticamente rispetto all'interno del nostro sistema solare. Con i suoi flussi permanenti di plasma, il nostro Sole forma un guscio protettivo attorno a sé e a tutti i suoi pianeti. Gli scienziati chiamano questo guscio eliosfera.
Mentre nell'eliosfera ci sono circa 100 particelle per superficie, nello spazio tra le stelle c'è probabilmente solo una particella. Sebbene la densità delle particelle sia diminuita come previsto nell'universo libero, le particelle presenti erano molto più numerose di quanto indicato dai calcoli. Questo significa inizialmente che il mezzo interstellare è più denso di quanto si pensasse. Da un punto di vista fisico, poche particelle possono avere un impatto enorme. Dobbiamo aspettare e vedere cosa ci riserverà questo mezzo finora sconosciuto. È proprio per questo che le sonde Voyager sono di grande utilità per la nostra scienza. Lo strano flusso di particelle misurato da Voyager 1 nel 2023 sembra sconvolgere ancora una volta questo quadro. Un flusso di tale intensità potrebbe essere una sorta di brillamento interstellare. Ma se così fosse, qual è la fonte? Voyager 1 è molto lontano nello spazio, eppure in termini cosmici la sonda è appena uscita dal nostro sistema stellare. La stella più vicina è ancora a una distanza incredibile. Se posizionassimo Voyager 1 sulla Terra e a Roma, la stella più vicina sarebbe in scala a Pechino, e tra queste due città ci sarebbe semplicemente una vasta distesa di nulla. È improbabile che un bagliore stellare possa viaggiare così lontano nello spazio. Quali altre fonti sono possibili per questo strano segnale dall'universo? Le teorie abbondano. Alcuni suggeriscono che potrebbe trattarsi di tracce di una forza precedentemente sconosciuta, e alcuni scienziati ipotizzano addirittura che potrebbe essere la risposta di un'intelligenza aliena ai segnali di Voyager 1. Cosa è successo a Voyager 2? Voyager 1 non è stata lanciata da sola. Questo è risaputo, ma ciò che è meno noto è il fatto che Voyager 2 ha seguito una traiettoria completamente diversa rispetto al suo gemello. Voyager 2 è stato il primo dei due eroi spaziali a essere lanciato nel 1977, ma è stato il secondo a raggiungere i pianeti esterni. Questo perché Voyager 2 ha effettuato una manovra molto diversa da quella di Voyager 1. Negli anni 70 gli scienziati utilizzarono le due sonde per sperimentare diverse tecniche di accelerazione, manovre di flyby e navigazione. Sebbene le due sonde siano tecnicamente identiche, le rotte su cui sono state inviate differiscono in modo significativo. Voyager 1 ha seguito una rotta più diretta e pericolosa attraverso la fascia di asteroidi tra Marte e Giove, mentre Voyager 2 è stata accelerata da numerose manovre di flyby su vari pianeti. Entrambe hanno raggiunto la loro destinazione e ci hanno inviato immagini indimenticabili dei pianeti esterni e delle lune. Dobbiamo ringraziare le due sonde per le prime vere immagini in movimento di Giove. Per la prima volta i ricercatori sono entusiasti di poter raccontare la superficie in movimento del gigante gassoso. Voyager 1 ci ha anche fornito le prime immagini della grande macchia rossa e dalla sua missione sappiamo che questa sorprendente caratteristica di Giove è anche una tempesta in costante movimento. Voyager 1 ha fotografato le lune di Giove, Io, Callisto e Ganimede. La sonda ha osservato un vulcano attivo su Io, dimostrando che esiste un'attività geologica su altri corpi celesti. Voyager 2 ci ha fornito immagini più dettagliate. Per la prima volta ha fotografato Giove a colori e l'umanità è rimasta stupita dalla splendida marmorizzazione bruna del pianeta. Ancora una volta questa sonda ci ha fornito immagini mozzafiato delle affascinanti lune del sistema solare esterno. Dopo aver esplorato Saturno, Voyager 1 e 2 si separarono nuovamente. Mentre Voyager 2 fu la prima sonda a raggiungere i pianeti Urano e Nettuno, Voyager 1 era già in viaggio verso le regioni esterne del Sistema Solare. Voyager 2 la seguì dopo aver completato la sua missione primaria, ed entrambe le sonde attraversarono con successo l'eliosfera molti anni dopo. Nessuno se lo aspettava davvero nel 1977. Il fatto che questi coraggiosi eroi dell'esplorazione spaziale volassero ancora e inviassero dati così tanti decenni dopo il loro lancio era a dir poco un miracolo. Oggi anche Voyager 2 è abbastanza lontano nel mezzo interstellare. Nel luglio del 2023, purtroppo, anche Voyager 2 ebbe gravi problemi. La NASA era ancora una volta in trepidazione e alla ricerca di una soluzione. Ancora una volta, gli ingegneri raggiunsero l'incredibile e riportarono la sonda nella sua orbita regolare a una distanza di oltre 18 miliardi di chilometri. Dall'agosto del 2023, Voyager 2 invia dati alla Terra come sempre. Oggi un segnale ha bisogno di più di 22 ore per coprire la distanza a senso unico. La trasmissione radio su questa enorme distanza è un altro miracolo di questa missione. I dati vengono trasmessi dalle antenne delle due sonde. Queste antenne sono sempre puntate verso la Terra. Tre grandi ricevitori, situati in California, Spagna e Australia, catturano i segnali e li trasmettono al centro di controllo della NASA a Pasadena.
Il Deep Space Network è un sistema di comunicazione globale che supervisiona molte missioni di ricerca interplanetaria e le comunicazioni spaziali. Un viaggio che dura per sempre? La NASA è di nuovo ottimista. I tecnici hanno vissuto così tante avventure con le sonde Voyager che sperano di poterle utilizzare ancora per qualche anno prezioso. Le sonde Voyager utilizzano generatori termoelettrici a radioisotopi per generare energia. Questi generatori si basano sul calore generato dal decadimento del plutonio 238. Poiché il plutonio decade molto lentamente, la loro fornitura di energia è stata sicura per decenni. Tuttavia, questa ingegnosa tecnologia sta lentamente volgendo al termine. Gli scienziati sperano che l'elettricità possa durare almeno fino alla metà del 2030. Anche se un giorno i contatti dovessero interrompersi, la missione continuerà. I Voyager sono praticamente indistruttibili e voleranno ancora nello spazio tra migliaia di anni. Nel caso in cui un giorno dovessero essere trovati da una specie aliena, a bordo di ciascuno di essi è presente un disco d'oro che può essere riprodotto da qualsiasi società tecnologizzata a metà con semplici istruzioni. Se un giorno, in un lontano futuro, ciò dovesse effettivamente accadere, gli alieni da qualche parte nell'universo sentirebbero i suoni e la musica della nostra Terra, ascolterebbero il cinguettio degli uccelli e il mormorio di un ruscello, sentirebbero le risate dei bambini e forse rimarrebbero stupiti o addirittura estasiati dalle composizioni di Beethoven o Mozart. Se riceveremo mai una risposta, sarà scritto nelle stelle. Iscriviti subito e partecipa a ogni nuovo emozionante video.